Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, è sempre più attivo nella sua campagna elettorale per le elezioni regionali, anche se dovrà passare al vaglio delle primarie, da tempo già in giro per i comuni dell'area nord di Napoli, zona dove probabilmente si deciderà il suo destino. De Luca ha prima visitato Taverna del Re. Ora io credo che sia veramente una sfida drammatica, impegnativa, e se una cosa potrò fare, questa sarà la prima. Un impegno d'onore per eliminare le ecoballe dalla Campania e da questa terra straordinaria, fra Giugliano e Villa Liter. Un impegno d'onore. Mi sento di prenderlo, perché davvero non è più tollerabile. Poi l'incontro a Qualiano, appuntamento organizzato dall'assessore del comune di Villaricca, Mario Molino, che commenta. Per di più i nostri territori, soprattutto quello area giulianese, martoriato per tanti motivi che conosciamo, da quelli ambientali ma anche all'aspetto turistico. Infatti abbiamo parlato con Enzo De Luca per far sì che ci auguriamo che sia il futuro candidato presidente della Regione Campania, nonché anche presidente della Regione Campania, per mettere due punti nel programma elettorale e soprattutto da realizzare nei primi 5 anni di lavoro, cioè quello di fare scomparire una volta per tutte le ecoballe nell'area giulianese, quindi migliorare sulla questione ambientale e rendere più balneabile possibile il nostro litorale, quello Domizio, da Miseno a Baia Domizia, perché ritornare a quello che era una volta l'aspetto turistico e balneabile estivo dei nostri territori.